Hi, this presentation is in Italian language. Bene, siamo qua oggi, chi siamo? Siamo i membri del VMAG italiano. Prima di parlare che cos'è, beh, ci presentiamo. Disclaimer di rito. Io sono Massimiliano Moschini, Andrea Mauro, Lino Terera, Giuseppe Guglielmetti, Pietro Piutti dietro e Antonio Moroso. Due cose che spiega un attimo chi siamo, lascerò la parola a loro, cercherò di rompergli le scatole, di interromperli nel modo più opportuno possibile. Bene, chi siamo? Che cos'è il VMAG italiano? Ma prima di vedere chi siamo noi e vedere come possiamo parlare di quello che è successo, dove siamo e che cosa stiamo facendo. Andrea, siamo al VMAG World. Che cos'è successo? Ci sono state delle novità, diciamo, più formali magari, se non nei contenuti, perché la maggior parte dei contenuti sono stati detti due settimane fa, davvero vi è qualche grosso, diciamo. Però quello che si evince sono una serie di direzioni, di indicazioni. Una sicuramente che sta crescendo moltissimo negli anni è la sicurezza, e tra le acquisizioni e i prodotti che ci sono stati, c'è stato l'annuncio di un prodotto che è App Defense, che va un po' a complementare alcune acquisizioni che erano già state fatte, più altri prodotti oramai diventati storici come NSX, per quanto riguarda la sicurezza delle applicazioni. NSX è in grado di dare la sicurezza dell'infrastruttura, della parte rete, ma poi per il contenuto, per la modalità con cui l'applicazione funziona, per il tipo di programmi, di come questi programmi lavorano, non può entrare molto nel dettaglio, benché qualche funzione automatica. Questo App Defense ha come obiettivo proprio quello di stimare, analizzare, definire quello che è un comportamento normale di un workload e individuarne qualunque spostamento, in modo da segnalare potenziali thread all'interno dell'infrastruttura che provengono dall'interno delle macchine virtuali. Quindi questa sicuramente come idea è molto, molto interessante. C'è anche una partnership con altri prodotti che dovrebbe esserci, che quindi dovrebbe complementare ciò che non è possibile in modo semplice fare come controlli di malware o altro. Ma la sicurezza è uno dei temi importanti ormai di cui si parla tanto, tanto, con la nuova normativa europea se ne parlerà ancora. Sì, il GDPR è tornato anche in questo evento citato come. Se ne è parlato. Poi interessante. Diciamo la parte del VMware su Amazon o VMware on AWS, come viene chiamato, non è più così una novità in quanto era comunque stato annunciato l'anno scorso, anche se finalmente è stato annunciato la vera e propria disponibilità. In tutto questo mondo del multicloud, un prodotto invece annunciato proprio qui a VMware Europa è stato HCX, che in realtà è un sistema per poter spostare i carichi di lavoro della virtual machine alla fine da un data center al cloud. E in questo caso anche con un arco di attenzione al fatto che possa essere da vSphere 5.1 addirittura in poi. C'è anche un bel hands-on lab qui agli hands-on lab, che VMware sono sempre molto interessanti e sempre presenti, in cui si riesce ad andare nel dettaglio. Peccato che duri solo un'ora e per capire tutto quello che succede in realtà nel dettaglio sarebbe anche di più. Faccio la domanda per capire se ho capito. Quindi c'è una retrocompatibilità con vecchie versioni di vSphere, sì, di Center 5.1, per migrare in cloud, che in origine ovviamente non era consentito. Esatto. Domanda, cloud VMware o cross cloud? In questo caso è un cross cloud, e comunque basta che sia un cross cloud, comunque tutto il lab è su VMware, però la possibilità di portare da 5.1 alla 6.5 cloud e tornare indietro, cosa che non è così. Nel Labs è molto carino perché si vedono i possibili use case, quindi ci sono degli use case di migrazione, di disaster recovery, di tutto questo tipo di funzionalità.
e con anche tutta una parte molto interessante su come vengono stretchate e portate le reti, perché poi alla fine della fiera, quando io mi porto nel cloud e voglio farlo in maniera più possibile trasparente, tutta la questione networking è importante. Volevo fare una domanda aperta a tutti, mi è venuto in mente adesso, quindi il cloud di VMware su Amazon, chi ci guadagna, Amazon o VMware? Questa è la domanda delle 100 pistole. Questa è un domandone, nel senso che per ora ci sta guadagnando forse VMware, perché ha un'immagine, ha sicuramente uno sponsor che non avrebbe mai avuto, grandissimo, che è Amazon qua dentro. Sulla lunga bisogna vederlo, perché VMware propone questo come SKU, quindi come prodotto a tutti gli effetti, quindi nel suo listino. Non sappiamo che margini ha rispetto, quindi chi veramente ci guadagna. A lungo termine chi ci guadagnerà sicuramente è Amazon, perché crescerà ancora di più il suo predominio nel cloud. Poi ci sono eventuali anche altri rischi, se ne discuteva, però per ora ci sta guadagnando VMware come immagine. Però se diventa troppo lenta nel proporlo, ovviamente non è un granché. Non so se qualcuno ha qualcosa. Sentiamo. Non so, stessa idea, ho fatto un giro allo stand di Amazon, che è presente ed è particolarmente grande. Sì. E in base anche a quello che ho visto al lato loro, sì, ci guadagna VMware in questo momento, Amazon probabilmente ci guadagna anche lei. Perché comunque ho visto tutto il traffico tra quello che è l'SDDC su Amazon e un VPC normale di Amazon diventa traffico interno, e quindi dal punto di vista di Amazon non viene poi messo come costi verso il cliente. Quindi uno dei tipici esempi che fanno loro è il fatto che se tu dal tuo SDDC vuoi usare S3 non passi per fuori, quindi tutto traffico interno, paghi sì lo spazio che occupi ma non il traffico. E questa cosa su Amazon, il fatto di pagare il traffico, è una cosa che va capita, perché diciamo, chi è abituato al data center on premises il traffico lo vede tra virgolette un po' gratuito. Sì. Cosa che su AWS è assolutamente vera. Non so se qualcun altro. Sì, diciamo che VMware aveva provato nel passato a proporsi come cloud service provider. Sicuramente la soluzione che ha proposto era interessante, perché puntava ad estendere nativamente verso servizi di cloud pubblici le infrastrutture classiche VMware, però per tutta una serie di motivi questa strategia non ha pagato, non ha funzionato, è un investimento che si è dovuto riposizionare, quindi VMware per forza di cose ha dovuto trovare accordi con cloud service provider i più diffusi a livello planetario. Quindi Amazon sicuramente non era andava considerato, non si poteva trascurare. Quindi l'annuncio che è stato fatto l'anno scorso è stato abbastanza dirompente, e adesso finalmente si inizia a fare sul serio e si inizia a vedere realmente cosa è possibile fare e creare utilizzando tecnologia VMware in un ambiente totalmente diverso che quello di Amazon. Il rischio è, per come la posso vedere io, che a lungo termine Amazon possa cannibalizzare quei clienti che entrano dentro il cloud di AWS per portarci workload a Amazon. Comunque solo il tempo ce lo potrà dire. Giusto per dire un'ultima cosa, il servizio sarà attualmente comunque gestito totalmente da VMware, per cui il cliente si interfaccia soltanto con VMware. Amazon, il vantaggio suo da questo punto di vista, ha che può offrire i suoi servizi a tutta una categoria di clienti che magari prima non consideravano Amazon come un possibile player, quindi si trova a dei clienti gestiti fondamentalmente da VMware, quindi il supporto e tutto quello che c'è dietro viene gestito da VMware, però con la possibilità di utilizzare i servizi di Amazon, quindi clienti praticamente a costo zero. Volevo soltanto aggiungere che comunque Amazon aggiunge anche valore, cioè l'Elastic Cluster, l'Elastic Data Center, quindi la possibilità server fisici on demand immediatamente in base al carico non è una cosa banale. Cloud provider come Amazon in questo caso possono poter garantire certi servizi. Lino, volevi aggiungere qualcosa anche tu? Sì, in realtà forse
Per adesso è un po' prematuro, perché in realtà parliamo di un'integrazione che esiste nei termini in cui effettivamente VMware un po' governa questo passaggio, questa, diciamo, ibridizzazione del cloud secondo questo modello. Vedremo in realtà forse qualcosa di più sul livello applicativo, perché poi alla fine la partita futura la si giocherà su un altro livello, quindi anche il discorso dei dati. E il discorso dei dati è un tema che comincia a essere sempre più predominante in quelle che sono molte discussioni sul adottare o non adottare il cloud pubblico. Cioè, il problema principale cos'è? È il famoso lift and shift. Io entro nel cloud, esco dal cloud, posso entrare, che vie ho, quale direzionalità c'è in questo movimento. Qui bisogna vedere cosa succederà e quali saranno i livelli di integrazione poi tra questi due mondi, ecco. Vi volevo chiedere una vostra opinione su una cosa molto più generica legata al VMware di quest'anno, in particolare sulle general session. Proprio un minuto veloce. Quest'anno, a differenza dell'anno scorso, in cui le general session erano più orientate al prodotto, rilascio, release, feature, quest'anno le ho viste più di visione, di trend, di prodotto, meno poco, se non prototipo, cosa si può fare più che cosa c'è da oggi al domani. Era un po' quello che capitava anche fino a qualche anno fa. Positiva o negativa la cosa? Proprio flash veloci, una battuta, chi vuole. In linea di massima può essere positiva nel momento in cui lo contestualizzi anche con i clienti o i casi di clienti che possono usare questo tipo di tecnologie. Più o meno ci hanno provato oggi con tutto uno scenario di possibile, poi più o meno azzeccato, questo può piacere o non piacere, però l'intento era assolutamente buono, nel senso, questa è la mia vision, io oggi sono in una situazione, tra 18 mesi potrò fruire di queste funzioni. Quindi diciamo in linea di massima buono, se poi è supportato dalla tecnologia ovviamente. Io sono rimasto un po' perplesso per un paio di motivi. Il primo è dovuto al fatto che i contenuti che sono stati esposti nelle General Session qui a Barcellona erano praticamente identici e quasi a parola per parola, salvo dei piccoli aggiustamenti, a quelli che erano stati presentati poco più di 2 settimane fa a Las Vegas, quindi è mancato totalmente l'effetto sorpresa. Inoltre, per quanto possa essere valida la mia opinione, si è presentato e si è parlato, si è visto molto più contenuto tecnologico di quello che in realtà si è riusciti a percepire per quanto appunto presentato sullo stage. Sono state presentate soluzioni estremamente raffinate e estremamente complesse che serviranno a creare una piattaforma per realizzare nei fatti la digital transformation e l'evoluzione verso un'industria totalmente automatizzata e intelligente, che dovrà per forza di cose utilizzare un IT intelligente. Secondo me è mancato un po' il messaggio, la chiarezza del messaggio. Si è trascurato il fatto che noi fondamentalmente siamo tecnici, quindi siamo più vicini alla parte smanettona della gestione e del disegno della gestione di un'infrastruttura, mentre quello che è stato mostrato era a livello un po' più filosofico, la parte tecnologica era un po' trattata en passant, per cui forse è stata una coppia di keynote più pensata per i CEO, per i visionari, gli strategisti delle industrie e delle aziende che vanno a presentarsi al prossimo decennio, che per noi tecnici, che forse siamo rimasti un po' a bocca asciutta da questo punto di vista. Volevo aggiungere una cosa su quello che ha detto Pietro, poi passiamo all'argomento successivo. Effettivamente quest'anno il VMware ha pagato di europeo dazio del fatto che è arrivato una settimana dopo quell'americano di Las Vegas, per motivi organizzativi, logistici, si è visto. Il prossimo anno ci sarà un bel periodo tra l'evento di Las Vegas e l'evento che si terrà nuovamente a Barcellona i primi di novembre, quindi il periodo cambierà ancora. Quest'anno è stato particolarmente anticipato rispetto alle edizioni precedenti, nel 2018 sarà posticipato a inizio novembre. A questo punto direi di andare avanti e di vedere cos'altro c'è al VMware. Non ci sono solo general session, non ci sono soltanto la possibilità di fare degli hands-on lab, di incontrare degli sponsor, la solution exchange,
ma c'è la community, c'è il networking, si incontrano le persone. Qui in questi 3-4 giorni c'è il meglio della virtualizzazione delle soluzioni cloud a livello mondiale. E in particolare di questo vorrei parlare con Lino, nel senso che non solo è partecipante attivo, ma l'ha vissuta anche in prima persona, e ci vogliamo farci raccontare che cos'è la community di VMware e cosa è successo. Certo, allora noi rappresentiamo tramite il VMUG la community a livello user, cioè dagli utenti per gli utenti, però c'è un altro, come dico io, il famoso VMware side della community, che non è nient'altro che fondamentalmente dove parte la community, quindi direttamente dall'azienda di VMware, tramite persone di VMware che organizzano, che veramente impegnano tanto del loro tempo, perché tutti questi programmi, tutti questi momenti che sono momenti di networking, momenti di che servono per accrescere le proprie conoscenze, mettere in pratica ciò che si è imparato e soprattutto divertirsi con la tecnologia, quindi più una roba, permettetemi il termine, che sta a metà tra il nerd nel senso più assoluto del termine e qualcosa invece che sta fuori dal nerd, quindi fuori dalla cantina, e quindi momenti di networking, momenti di confronto anche con altre persone che lavorano con questa tecnologia. E in modo particolare vorrei citare sostanzialmente un po' quella che è l'esperienza, e parliamo quindi del VMware Code, nella quale oramai sono 2 anni, un anno e mezzo, non esageriamo, che seguo questa community, e soprattutto la mia partecipazione all'hackathon, secondo hackathon di quest'anno, che peraltro abbiamo portato a casa una vittoria, è una vittoria sì del team che ha partecipato all'hackathon, che eravamo ognuno di nazionalità diversa. Io da buon italiano e da come dire appartenente alla community, quindi appartenente comunque al VMware User Group Italia, dedico questa vittoria proprio al VMware User Group Italia e a tutti gli italiani. Quindi bravo Lino che hai scelto la squadra vincente. Un'altra cosa da dire è il senso dell'hackathon, perché effettivamente parliamo di hackathon e a volte travisiamo un po' il termine, a volte sembra che sia un maker toon piuttosto che un coder toon o cose del genere, ma in realtà l'hackathon che cos'è fondamentalmente? Esiste già qualcosa, non ci dobbiamo reinventare molto, questa cosa risolve un determinato problema, io rompo questa cosa, ne prendo alcune parti o la modifico o la altero o faccio quello che ne voglia per farlo diventare un'altra cosa per quello che ti serve. Esattamente, e questo poi è stato il senso per cui abbiamo vinto, cioè abbiamo preso lo script del VCheck, il famoso script del VCheck costruito da Alan Reynolds, che peraltro è un membro attivo l'organizzatore, uno degli organizzatori insieme a William Lamb dell'hackathon di quest'anno e anche dell'anno scorso. Devo dire, persone simpatiche, divertenti, soprattutto mettono a proprio agio le proprie persone, tutte le persone che partecipano, e questo è forse anche uno degli ingredienti fondamentali perché questo hackathon diventi veramente un momento di community più che un momento dove uno fa vedere quanto è più bravo rispetto all'altro. Ecco, l'altra cosa interessante dell'hackathon è costituita dal fatto che siamo partiti quindi da questo codice e abbiamo costruito, insieme alla partecipazione del famosissimo Luke Deakins, che era team manager diciamo di quello che abbiamo fatto, quindi del nostro progetto, e abbiamo fatto un doppio hacking. In realtà abbiamo preso questo script, l'abbiamo alterato, l'abbiamo velocizzato, ne abbiamo quindi modificato perché facesse le stesse cose che faceva prima ma con tempi ridotti. Abbiamo preso un'interfaccia HTML5 e l'abbiamo messa sopra, ed ecco voi che questa interfaccia HTML5 non è nient'altro che il mio hacking che ho fatto con Clarity. Quindi abbiamo fatto, come dire, un doppio hacking e ha portato un discreto risultato, o meglio, ha portato il risultato sperato perché abbiamo vinto. Quindi l'avete migliorato, avete migliorato l'interfaccia. Sì, assolutamente. Ci sarà rimasto malissimo. Chi? Alan? Sì. No, in realtà si è divertito abbastanza anche lui, almeno così è parso, così c'è qualche tweet con la foto di qualche massaggio un po' strano, ma ok. Comunque
Ovviamente tutto l'evento è stato registrato, twittato, quindi insomma trovate il tutto sul canale e vabbè, che dire. Quindi è vero, ci sono le testimonianze in rete. Sì, quindi... assolutamente. Quindi mentre voi eravate lì a godervi party, noi ci siamo fatti una testa così fino a notte fonda, producendo codice, alterando e rendendo questo mondo migliore. Ti fermo un attimo, poi ci torneremo sull'account o sulla slide successiva. Questo però è lo spirito della community, condivisione per migliorare, e questo è un po' lo spirito anche dello user group, cioè di condividere non per far vedere quanto si è più bravi, ma per imparare, prendere quello che di bello ha già fatto un altro e elevarlo. In fondo la tecnologia è questa, è miglioramento, se no è fine a se stessa, non serve a niente. Non... quello che diceva Lino, e tra l'altro quello che diceva anche Lino, era una squadra, non erano dei singoli dove ognuno voleva andare a vedere, ma era un team internazionale, lavori diversi, ruoli diversi. Diciamo, c'è un termine che spesso usano in giro, che lo chiamano team building. Noi non ci conoscevamo, non sapevamo neanche chi siamo, qual è il nostro background, non sappiamo niente, partiamo, come dire, da livello zero, vabbè, ad eccezione di Luke Dekens. Partivamo tutti quanti da un livello zero, diciamo le cose come stanno, però anche Luke Dekens, nonostante fosse, nonostante lui sia un guru di un certo livello, ci ha messi veramente in condizione di poter lavorare con lui, e questo è fondamentale, perché questo è team building, il fatto che insieme costruiamo un team, non che esiste un leader e gli altri che gli vanno dietro, perché come sappiamo tutti, in un gruppo la forza del gruppo si misura con l'anello più debole, e questo, insomma, eravamo a livello zero, siamo arrivati a livello 100. E dire, abbiamo fatto team building. Non chiediamo a Lino chi era l'anello più debole, perché i nomi non si fanno. No. La slide successiva è un po' quello che noi vogliamo portare in Italia, cioè questi concetti: conoscenze, visione, condivisione, crescita, confronto, anche ospiti di un certo tipo. Lo vogliamo portare in Italia con la UserCon, che è l'evento organizzato dal VMUG italiano, che si svolgerà il 14 novembre a Milano al centro congressi ad Assago. Chi è che ne vuol parlare? Ruota libera. Chi è che è stato zitto di più? Vai Pietro. Sì, questa è la nostra quinta UserCon. Abbiamo iniziato 5 anni fa sostanzialmente, e l'evento principale, ma non l'unico, che come VMUG Italia organizziamo, è l'evento più prestigioso, perché è quello che ci permette di avere per un'intera giornata una media di circa 400 partecipanti, un paio di dozzine di sponsor, se non di più, con un'area espositiva e speaker di altissimo livello. Quindi il nostro spirito è quello di ricreare in una piccola giornata, in una giornata in piccolo, quello che siamo abituati a vedere qui al VMworld, con uno spirito leggermente diverso, che è quello di organizzare l'evento come utenti e rivolgendolo direttamente agli utenti. Quindi lo spirito è quello di condividere, di scambiare esperienze, di portare anche speaker di livello internazionale che si mettono a disposizione per un'intera giornata per interagire direttamente con gli utenti, e tutto questo ovviamente gratuitamente. È un evento che ci costa, anche se il termine è relativo, un impegno profuso per mesi e mesi, per poi completarsi nel giro di poche ore, e per poi rivederci all'anno successivo. Quindi vi aspettiamo, andate sul nostro sito www.vmug.it, dove troverete il link alla pagina di registrazione, e vi aspettiamo il 14 novembre a Milano. Se posso fare alcuni nomi, posso dare in anteprima alcuni degli speaker? Indirettamente, sì, uno è Luke Dekens, il maggiore specialista europeo di Power CLI. Se così ci confermerà se ha vinto veramente. Sì, vedremo se Lino ha bleffato. Poi avremo Emma Dunis, che è lo specialista relativo alla vCenter Server Appliance. Avremo Frank Denneman, che verrà in doppia veste sia a parlare di VMware su AWS che a parlare degli argomenti del suo nuovo libro su Host Resource Deep Dive.
Poi avremo, aiutatemi, poi avremo Chris Wall di Rubrik, che terrà due sessioni, una per presentare Rubrik e una, per, una come membro della community, quindi onore a Chris che si toglie il cappello del vendor e si mette quello del geek come noi. Soprattutto avremo sì, Jadel Zain e Rollinson Rivera. Mi sa che siamo lì, e poi ovviamente avremo anche contributi tantissimi. Ah no, avremo anche il Danilo Poccia, che le mie evangelist di Amazon Web Services, quindi si parlerà tanto di AWS anche dal punto di vista community, sponsor sulla nostra Solution Exchange, e niente, spero di non aver dimenticato niente, nessuno, venite, registratevi, vi aspettiamo. Abbiamo cercato di migliorare quello che avevamo fatto l'anno scorso, lo diciamo anche senza modestia, cioè in fondo se la gente viene è perché l'evento piace. Non è facile ogni anno, cerchiamo di portare anche quello che sono i nuovi trend. La presenza di AWS è senz'altro... Antonio, sì, vai. Proprio penso che questa sia la novità maggiore della User Conference di quest'anno. Il fatto che ospitiamo Danilo Poccia, come ha detto Pietro, un'esperienza già avuta in un meeting locale su Roma, la ripetiamo alla User Conference perché crediamo fondamentalmente nell'idea della community, e quindi vogliamo aprirci anche alle community di altri prodotti, proprio per aumentare l'interazione da questo punto di vista, utenti per gli utenti, come diceva prima Lino, e cerchiamo quindi di stare al passo con quelli che sono gli avanzamenti tecnologici. Altre cose? Allora concludo dicendo che alla UserCon del 14 novembre invitiamo tutti coloro che sono venuti al VMware World, perché avranno modo di rincontrare certi speaker e di poterci parlare one to one. Qui ci sono più di 10.000 persone, a Milano saremo molti meno, quindi è più intimo, è più facile fermarsi a parlare con queste persone. Chi non è potuto venire al VMware World, proviamo a replicare dei contenuti, magari in maniera anche più diretta, più informale. Perché no? Invitiamo anche degli sponsor che vorrebbero partecipare come espositori in una vetrina che comincia a diventare sempre più interessante in un panorama italiano e non solo. Una delle cose che ci gratifica di più, pur essendo un evento italiano, è che arrivano degli amici, degli ospiti dall'estero, non come speaker, ma per partecipare all'evento. Da parte nostra del VMUG italiano penso che sia tutto, vogliamo salutarvi, ciao a tutti, vi aspettiamo il 14 novembre a Milano.